Sono Riccardo dal futuro che monta il video. Le situazioni descritte si riferiscono in particolare alla disabilità motoria in sedia a rotelle e soprattutto a quando ancora non sapevamo, fortunati noi, cosa fosse un'emergenza sanitaria. Potrebbero esserci delle variazioni per le altre disabilità su cui non sono informato. Buon ascolto e se puoi aiutaci nei commenti. Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Vi prego, non vi arrabbiate, non vi offendete. Guardate tutto questo video soltanto per montare il fatto che è la quarta volta che lo faccio. Tra tosse, gente che tossisce e sembra che stia morendo invece di tossire, gente che si soffia il naso come mio nonno che è del 1931. Questa è almeno la quarta volta. Quindi vi prego, guardatelo tutto. Prima di iniziare col tema del video, di un'iniziativa che solitamente si svolgeva al mio compleanno. Ma quest'anno ho deciso di riproporre anche per il Natale. Con il buon proposito per il 2020, non per il 2021, di essere un pochino meno Grinch, un pochino meno acido nei confronti del Natale e passare soprattutto un Natale un pochino più spensierato, un pochino più sereno con tutti voi. Pubblicherò quindi da oggi, che per voi è lunedì e per alcune settimane, la mia lista desideri di Amazon e se anche soltanto due di voi, almeno due, aderiranno all'iniziativa di passare il Natale insieme, sarete ringraziati in video. Se lo farà soltanto una persona, invece sarà ringraziata in privato. Perché fare il video per una persona mi sembra un po' troppo autocelebrativo. Questa è la cosa della quale non dovevate arrabbiarvi. Bene, adesso io e i miei capelli di cacca ci apprestiamo a parlare di ciò che c'era da dire nel video. Questo video lo faccio con molto piacere, perché mi riguarda in prima persona. Mi è stato richiesto da Sara. Devo fare però la premessa che quello che io vi dirò non si riferisce alla situazione attuale, perché nella situazione attuale di emergenza io non ho viaggiato. Le regole di cui parlerò sono precedenti all'emergenza e speriamo un giorno di poter dire che siano tornate ad essere quelle. Non girerò il mukbang perché mi devo organizzare. Oggi vi faccio vedere questo video. In particolare vi parlerò del treno perché dei miei viaggi in aereo. Si era sempre occupata mia madre, e mia madre diciamo che aveva il vizio di non dire le cose perché tanto ci pensava lei anche quando era un po' troppo grande. Ma comunque non parliamo di questa signora, parliamo dei viaggi in treno. Anzitutto c'è una differenza se voi viaggiate da soli o accompagnati. Se viaggiate da soli, la carta blu, che è la prima cosa di cui parlerò, non serve. La carta blu serve per l'accompagnatore della persona disabile. La carta blu segnala in modo identificativo la presenza di un accompagnatore e dà diritto agevolazioni parziali o totali sui biglietti. Siccome io ho viaggiato poco spesso senza accompagnatore, se faccio degli errori, siete invitati cortesemente a segnalarmeli nei commenti ed io metterò il vostro commento in evidenza. Una volta fatta la carta blu,
Il passaggio successivo è quello di prenotare le assistenze. Come si prenotano le assistenze? Allora, è ancora attivo il numero verde 800 906060, ma ha una piccola difficoltà, e cioè contatta a caso una qualsiasi stazione d'Italia attrezzata. Mentre invece quello che io consiglio per chi ha un indirizzo email è quello che faccio io, ossia contattare la sala blu più grande vicina alla vostra città. Abitando a Grosseto, io contatto la sala blu di Firenze, sempre molto efficiente e gentile. Quando io contatto la sala blu via email, ho già un'idea, ossia, poniamo, non lo so, che io dovessi andare a Roma, cosa che ho fatto molto spesso, per questo esempio calza a pennello, che io volessi andare a Roma e partire, non so, la mattina del 22 dicembre per rientrare a Grosseto in serata del 7 gennaio. Allora voi dovete scrivere proprio questo. Sono Tizio Caio. Non so, disabile motorio in sedia a rotelle rigida, per esempio. Vorrei andare a Roma il 22 dicembre al mattino e rientrare a Grosseto il 7 gennaio. Mettiamo 2021 in serata. Dovete lasciare il vostro numero di cellulare. Generalmente chiamano in tempi brevi. Poverini, come tutti, hanno un orario di lavoro anche troppo lungo. Se non erro, è dalle 8 alle 21. E vi richiamano, vi chiedono conferma chiaramente della vostra identità. Si informano precisamente sul tipo di assistenza richiesta. Io, per esempio, non essendo affatto deambulante e appoggiandomi ad una sedia a rotelle, chiedo l'ausilio del carrello elevatore. Carrello elevatore che vi aiuterà a salire in treno. Sarete messi in sicurezza al vostro posto, sperando che il treno sia dotato di cinture di sicurezza, ma questa cosa non è colpa degli operatori. Gli operatori fanno del loro meglio il 99% delle volte. Ho avuto poche esperienze negative nel merito, per fortuna. Stessa cosa, sarà per il viaggio di ritorno. Dovrete prenotare la medesima assistenza per il viaggio di ritorno. Mi saranno chiaramente operatori diversi, e questo è possibile anche per i cambi di treno. E infatti dovete assicurarvi con la sala blu di interesse che anche il cambio di treno sia attrezzato. Se non ricordo male, quando nel 2012 sono andato al Bologna Pride, c'era un cambio a Firenze, credo, ne sono sicuro. Ovviamente io ho fatto l'esempio della mia disabilità, ma questa cosa non è rivolta soltanto ai disabili in carrozzina. Gli operatori vi aiuteranno anche se avete lievi problemi di deambulazione, se siete persone non vedenti, con il cane guida, senza cane guida. Io stesso ho una volta diviso l'assistenza dello stesso viaggio con una ragazza cieca con il cane guida, e siccome in quell'occasione ebbi un episodio di intolleranza, feci un'email di reclamo e nella risposta delle ferrovie mi fu detto che ero in compagnia della mia fidanzata. Non solo io non avevo mai visto questa ragazza, ma se mi seguite da un po' di tempo
o mi avete visto magari in qualche live di Paolo Channel, sapete che non faccio mai mistero della mia omosessualità assolutamente dichiarata. Abbiamo parlato dell'emissione della carta blu, del viaggio di andata e del viaggio di ritorno. Invece no, non avevo detto tutto e potete dedurlo dal colore della registrazione. Quindi lo aggiungo adesso. Avevo saltato praticamente tutta la parte dell'emissione vera e propria del biglietto. In seguito all'assistenza riceverete infatti i messaggi di conferma in doppia copia, sia sul telefono e sia sul vostro indirizzo di posta elettronica personale. Dovrete quindi esibire a vostra scelta o i messaggi di posta elettronica o gli SMS nella biglietteria della stazione della vostra città. In caso di Intercity, Freccia Bianca e forse anche Freccia Rossa, ma non lo so perché non sono così ricco, ci sarà un posto contrassegnato in modo alfanumerico. Questo perché si tratta di posti prenotati e non sempre i biglietti sono rimborsabili, se caso è caso. Infatti consigliano di fare i biglietti quando siete davvero, davvero sicuri di partire. Tecnicamente potrebbero farveli anche il giorno stesso, però dipende dalla fila che c'è nella vostra città. Io non so quanto consigliarvelo. In caso di accompagnatore dovrete ovviamente dire che viaggiate accompagnati per il discorso che facevamo prima sulla riduzione del biglietto. La Mosca vuole fare il video con me. Bene, spero con questo di aver detto veramente tutto e vi lascio continuare con il video. Ricordo una volta in più, per evitare fraintendimenti, che questi dati si riferiscono a periodi antecedenti l'emergenza sanitaria in corso. Io a questo punto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale per video non solo di questo tipo, ma anche di altro genere, di attivare la campanella se avete la fortuna che essa funzioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!